Oggi sono diventato Paladino Lion. Ho sbloccato la mia armatura e le mie armi. Anna è diventata la maga arcana e Alex il ranger armato di arco. Strecato il nostro prete curatore e insieme siamo un team indistruttibile. Ben ritornati in un nuovo episodio della Failcraft. Ragazzi miei, quest'oggi andremo a iniziare il nostro percorso di eroi. Ognuno di noi avrà un ruolo. Chi sarà paladino, chi sarà curatore, chi sarà mago, chi sarà guerriero, insomma, ranger ce n'è per ciascuno uno diverso. E andremo anche a recuperare le armi di alcuni di questi ruoli. Ci siamo tutti? Alcuni di noi ragazzi sono già in posizione nelle aree che ho individuato proprio per recuperare questi primi tesori che ci servono per avviare la nostra classe. Ma ho anche già costruito queste meravigliose armature qua dietro. Le hai fatte tu? Le ho fatte io per 4 valorosi tra di voi che avranno l'onore di ricevere le prime armature delle prime classi. Ma stai scherzando? Sono meravigliose, le adoro. Attenzione però, perché come potete vedere noi siamo molti di più. C'è anche Fe, c'è anche Red che sono lontani. Però e siamo... Ragazzi, ci sono soltanto 4 armature. Mi dispiace. Noi siamo ben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi alcuni resteranno senza armatura. E iniziamo subito col dire che la prima armatura... Ma quanto ti sta bene! Ma sei bellissimo! È la mia, ragazzi. Ho anche ricolorato le ali per farmi più figo. E la prima armatura è quella del Paladino Lion. Guardatemi. Voglio vederlo. Sono bello, sono figo, che dici? Fallito, sono bello, no? È bellissimo, tu invece... stupendo. Che cosa c'hai tu? Che cos'è che c'hai tu, eh? Di niente, la bocca, la bocca anestetizzata per il dentista c'hai tu, eh? E basta. E continuerai a non avere nulla. Stregato, invece tu avrai qualcosa, fratello mio. Stai scherzando? Proprio per me? Ho fatto per te l'armatura da curatore. E presto andremo a prenderti la staffa magica. Prego, però, puoi indossarla. Posso credere, mamma mia, è un sogno che diventa realtà. Come ti sta bene, molto bella, bellissima, molto importante, bello, bello. Che roba! Complimenti, ti sta veramente bene, questa ti protegge. Ti ringrazio veramente troppo, non vedo l'ora di curare. Anna, ovviamente io non potevo dimenticarti e infatti ho fatto questa armatura da arcanista. Tutta viola per te, certamente che sì, Anna. Questa è per te, prendila. Posso? Oh, naturale, è per te, indossala pure, guarda che meravigliosa, anche l'elmo ti devi mettere. Ah, che meraviglioso elmo. Guarda che sei tutta simpatica. Sembri una maghetta. Bello! Ne rimane soltanto una. È l'armatura in 2 persone. Di chi è quella verde? Per me, per caso, Lion. No, Ferret, voi dovrete aspettare un altro po' e... Va bene, aspetteremo. Aspetteremo quanto vuoi. Ma io devo chiedere di questa difesa. Poverino, con questa voce me la fai una pena. Mi fai che quasi ti darei a te l'armatura. Non a me. No, non è possibile. Purtroppo l'armatura da ranger ho già deciso che appartiene ad Alex Nauz. Quindi oddio! Non ce n'è per te. Non ci posso credere, la posso prendere. Naturalmente, fratello. Oddio, sarai l'arci... Che bella che mi sta! Ma ci vede? Bene, sei sicuro di mirare bene con le frecce con questa armatura? Sì, sono un bel arciere con questa armatura, ti piace? Dove prendete? Fallo girare, fallo girare! Fai un 360 un po'. Bello il cappuccio da puffo, Dai, è carino! È bella, è bella. Non ascoltare chi cerca di derimere la bellezza della tua armatura. In realtà è bellissima. Però adesso voglio partire. Tu, fratello, visto che sei così con la bocca che fai schifo, sembri una lumaca. Renditi utile per il team. Prendi questo piccone. Dovremo andare nel Nether perché, ragazzi, il secondo grande boss che affronteremo presto si trova là dentro. Quindi ci serve l'ossidiana per fare il portale. Che importa, coltaio, dai, non ti preoccupare. Stai attento con quella bocca prima che ti cadano tutti i denti. Vai, vai, vai. Tranquillo. Mamma mia, fammi un bel gorgheggio, dai, così fammi sentire ancora. Sì. Oh. Che bello, mamma mia. Prego. Diversamente bravo a parlare, ragazzi. Bene, Alex, aspettami qui. Io adesso vado a prendere l'arma mia e di Stregatto, insieme anche ad Anna. E poi avverremo a prendere l'arco tuo. Mi raccomando, sarà bellissimo. Ma fai veloce, non vedo l'ora io. Fratello, Red ci aspetta già sul posto della nostra roba. Non vedo l'ora, sì, di vedere, fratello, le nostre armi. Allora, prendiamo il volo, però attenzione perché Stregatto non ha le ali.
Ci penso io a te. No, oggi è la giornata dei grandi averi, eh. Oggi... Non mi dire che è ciò che penso. Oggi non sì. mi dire che hai un regalo hai delle per ali? Me. Oggi non si lascia indietro nessuno, perché io ho scoperto che le ali in realtà si trovano molto più facilmente del previsto. Si trovano Davvero? Sulle isole fluttuanti. Quindi in realtà è ben più facile di quello che ci potevamo aspettare. Quindi ci sono anche per me Lion, vero? Sai cosa ti dico? No, perché ci sono rosse. No. E quindi quelle rosse andranno al mio amico Red, ovviamente. Sì! Grazie Lion. Tieni Istre, queste sono le tue. Mettile pure. Viola, non ci credo. Ah, come belle. Mi stanno? Meravigliosamente bene. Sei importante, fatto bene. Una cosa che di te non avrei mai sognato di poter dire. Spero di riuscire a volare bene. Allora ragazzi, dobbiamo andare. Se venite con me. Vi stiamo seguendo. Dunque oltre casa di stregato da quella parte, se non ricordo male. Sì, è sempre oltre il fiume. Ti seguo. Allora, vai, conducimi in me. Mamma mia, ma quanto è meraviglioso. Guarda che volo, è bellissimo. Guarda che belli che siamo. Ragazzi, volo radente sul fiume. Meraviglioso, contro la luce del sole. Guardate come sono figo io con l'elmo così, madonna. Ho toccato l'acqua, è stato bellissimo. Mamma mia, che meraviglia. Eccoci, ci siamo già, ragazzi. Qui dovrebbe esserci Red da qualche parte ad attenderci. Mi vedi? Sì, fratello, mamma mia, che maestoso! Mi poso, vieni mi incontro! Oh. Ciao, fratello! Attento! Ma era pieno di zombie! Ragazzi, in campana! Ma che è sto posto? È un cimitero questo, un cimitero antico, ma proprio qui ci sono le armi del paladino e probabilmente anche quelle del chierico curatore che è strecato. Poi mamma, presto, ragazzi, riusciremo anche a sbloccare relative abilità, per cui ognuno di noi potrà lanciare anche degli incantesimi. Fammi strada, fratello, ci penso io a questi. Usa la schivata e fatti da parte. Ok. Ma che figata, è bellissimo. Fratello, vieni con me. Aspetta, ce ne sono un altro paio e poi suppongo che siano anche finiti. E noi ce ne entriamo dentro la cripta per prendere i nostri tesori. Attenzione, mi raccomando. Oh, tranquillo, non avrei lo stesso le ali. Ormai sono di Red queste qui. Dai, però. Questo è un posto pericoloso, ragazzi. Ci sono degli avvisi. Ma non siamo pronti, non ci ferma niente a noi. Red, mi trattengo le ali al momento. Deciderò di dartele se ti comporterai in modo eroico durante questa fase del gioco, va bene? Va bene, fratello, però stai attento, ho visto delle ossa in giro. Ah, è un segno di pericolo. Venite con me. Dunque, bisogna trovare l'entrata di questa cripta. Questa sembra un po' il lato, dovremmo fare il giro. Ecco qua, Wither Skeleton Mill. Questo è il nome di questo posto, ma noi non abbiamo paura sicuramente di un Wither Skeleton. Sei pronto a fargli vedere chi comanda? Madonna, sì che lo sono. Qualsiasi cosa ci sarà qua dentro noi, sac, ragazzi? Siamo i più forti devastatori conquistatori. Sono delle candele, Anna, per casa tua queste secondo me ci starebbero molto bene. Grazie mille. Ci sono delle minacce qui dentro, ragazzi. Qualcuno può torciare un pochino, Stre, giusto un pelo. Ci penso io, non ti preoccupare. Ci sono degli scheletri, questi sono un segno di pericolo. Ragazzi, la fortuna ci arride e ci sorride. Ho trovato già. Cosa hai trovato? La mia arma da paladino. Davvero? Red, preparati a complimentarti con me per questo martellone. Oddio! Ma che figata è! Grazie, guarda come lo utilizzo abilmente, guarda. Aspetta, allontanati. Che potenza! Ma non è tutto qua, sai, c'è di meglio. Anch'io voglio vedere Lion! No, c'è di meglio ancora, perché io ho anche il libro da paladino che posso equipaggiare qui. E adesso quando lo incanterò, ragazzi, e lo faremo appena tornati dalla missione, potrò lanciare magie da paladino. Uccidere no, vabbè, i morti. Ma quanto sei figo con grazie, quelle grazie. Ali e la magia. Grazie, sembro un angelo caduto dal cielo. È un paladino per tutti gli effetti, hai tutto ormai. Allora, attenzione ragazzi, però, perché ci dovrebbe essere anche... Lion, no, aspetta, ho trovato un posto segreto qui. Dovrebbe essere anche la roba di stregato, qui intorno. Fatemi guarda controllare. Ma qui ci sono lingotti, in realtà niente di super buono. E voi ci pensano i pulitori? Ecco, magari. Sì, io do un'occhiata giusto per vedere se c'è. Me ne occupo io. Roba di un certo livello, ma il resto lo lascio a te. Intanto, Red, mi torci un pochino qua davanti? Certo, capo. Dai, illumina bene, eh. Ok, basta così. C'è uno spawner, quindi questo ci sbarazziamo subito. Oh, stregato, ti va bene anche a te, fratello. Non mentire, davvero, cosa hai trovato? Allora, ho trovato la tua staffa sacra, che servirà ovviamente a te per lanciare le tue incantesimi, qualche pozione curativa e il tuo libro sacro,
che contiene appunto gli incantesimi che dovrai lanciare. Voglio studiarlo per fare le magie. Allora prendi la staffa, prendi il libro, equipaggia tutto. Poi appena torniamo a casa creeremo le magie che potremmo usare. Come sto con anche la staffa? Sei un bravo curatore secondo me, eh? Fai una bella impressione. Poi bisogna vedere se sarai capace di usarle oppure no. Ragazzi, io Andrei, tutto. Abbiamo preso quello che ci serviva. Red, però vorrei, sei stato bravo, valoroso, ti do le ali. Grazie, grazie mille, veramente. Non ti preoccupare, equipaggiale però, fratello, perché io lo Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ma oh mio Dio, ma queste sono estasianti, queste ali. Sono bellissime! Cosa devo fare per ringraziarti? Niente, ma sai cosa ti dico? Queste ali sarebbero state bene anche a Cico. Cico, stai sentendo tu? Sì. Oh, lo sentendo, fratello, volevo anch'io. Le volevi anche tu le ali, attento, eh? Attento, paladino! Vabbè, se ne trovi altre, dammele a me, però. Lo sai di che colore sono quelle che ho dato a Red? Non dire rosse. Ah, certo, e allora? No. È rosse sono. È il mio, che colore è? Rosso scuro? Non mi dispiace, ma ormai sono sue, quindi non è che gliele posso togliere, cioè. Non dammele di un altro colore, sì, però, sì, eh? Sì, sì, contaci, contaci. Ragazzi, dobbiamo riprendere il largo e tornare indietro al nostro villaggio. Tornate a casetta che vi aspetto, abbiamo un'altra avventura da fare. Voliamo via prima che ne arrivano altri. Sì, sì, infatti. Guarda, ci sono troppi zombini. Qual è la direzione, stregatto? Guida le mie... verso di là, seguimi. Oh, mi stai dando stregatto? Mi dispiace, sono pure cascato in acqua perché non so volare. Questo è un ottimo motivo per toglierti la tua bellissima ala, eh? Per favore, le ho avute per poco, non mi sono ancora addestrato. Cico, ti andrebbero bene viola? Sì, mi vanno bene anche viola, grazie. Guarda come parla male poi Cico, poverino. Dagli immediatamente le tue ali. Appena arrivo da lui gliele do. Ma cosa fai, non ti lamenti neanche un po'? Ma proprio non ci tenevi allora queste ali? No, eh? Io ci tengo tantissimo, ma tengo più alla tua opinione. Quindi la mia opinione è che fai schifo, tanto è sempre quello. No, sì, sì. Brucio pure. Sì, sì, dai, bravo, ciucciale, ciucciale. Con i tuoi denti, senza i denti, vai, vai. Non ho detto questo. Sì. Sì? Volare è stata l'esperienza più figa della mia vita. Ottimo, 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 ottimo. Allora, adesso noi dobbiamo ripartire, ma prima vado a dormire per poter partire con un giorno nuovo. Intanto, stregato, dai le tue ali a Cico. Qualcuno dorma con me, grazie. Non voglio cederle. Stai zitto ormai. Ormai stai zitto, sei il peggiore di tutti. Dagliele subito. Sono qui a donarle. Grazie. Abbine cura. Zitto, ti ho detto. Sì, vai a fare il prete. Via. Fuori da casa mia. Ma Lion, ti hanno già fatto i complimenti per quel bel martellozzo che hai in mano. Sì, ma adesso io devo equipaggiare una magia. Dov'è Anna, però? Sono qui! Stavo dormendo. Che vergogna, che vergogna. La tua impreparazione talvolta mi stupisce. Tu! Che non è colpa mia, fuori! Se il tuo letto era già occupato! Fuori con quelle gengive succhiate, fuori! Maledetto. Ragazzi, venite con me, vi faccio vedere. Vi faccio vedere al piano di sopra. Purtroppo la mia casa ancora è in fase di costruzione, un po' vuotina. Però vi volevo far vedere come si fa ad equipaggiare le magie nei nostri tavolini magici. Allora, il tavolino è questo. Bello! Che bello! Non l'ho mai visto! Poi si mette un pochino di bookshelf intorno. Poi il mio libro meraviglioso dentro. Mi servono dei lapislazzuli, qualcuno. Te la io se vuoi! Certamente lo gradirei. Grazie mille, fratello arciere. Poi si mette il lapislazzulo a guarnire. E ci sono ben due magie che posso riscattare. Una è la protezione divina, che mi protegge per i prossimi tre attacchi, direi molto buona. Ma è buonissima! Può buttarti in mezzo così! La scelgo! Mi piace, la prescelgo. Adesso io sono equipaggiato anche con la mia magia. La mia unica magia, ma la posso lanciare quando voglio. Siete pronti a guardarne la bellezza? Sì, vai! Sì! Allora, intervento divino! Oddio! Ma vabbè, ma no! Guarda che roba! Bello! Ragazzi, no, è la cosa più bella che abbia mai visto. Meravigliosa, va bene. Adesso però è arrivato il momento di andare da Fe per la roba di Alex e anche di Anna, perché al momento non hai nulla. Ma c'era anche la roba mia, che bello. Certo, e che scherzi, ti lascio senza nulla. Secondo te non sia mai. Allora Alex, guida i miei passi alati. Vieni, e anche di Anna. Tu Red invece, dobbiamo volare di qua. Ci salutiamo, ciao. Va bene, ci vediamo dopo. Andiamo Alex, vai. Vieni, Anna. Ragazzi, fate in fretta che sento rumori strani. Non avere la minima paura, perché io sto arrivando anche da te, lo sai. E non ti lascio mica da solo. Ti aspetto. Tu non hai le ali, vero? No. Ah, sfigato un po'. Neanche io ce li ho. Siamo arrivati. Uhu. Mi vedo che
belle che siete. Oppala, hai ma visto? Ma che bello che sei, dai! Tu no, hai visto? Che martello! Vuoi che ti faccio vedere bene? Guarda, guarda, guarda la mia magia, guarda. Vai. Ah, protezione che divina! È troppo bella! Insegnala anche a me, ti prego! Non è possibile, perché ormai la classe da paladino è occupata. Però, per te c'è una bellissima classe da barbaro, oppure... Sì. Vabbè, questo ti si addice. Oppure potresti essere anche un guardiano, tipo guerriero. Sì, guardiano, bellissimo. Che bello! Bellissimo, o un mago del fuoco, magari anche. Bellissimo, o del ghiaccio, oppure... Cioè, ce n'è per tutti, insomma, non c'è preoccupazione. Tu, Cico, vuoi essere un ciuccia gengive con quella bocca tutta impastata? In realtà, no! No? No? No. Vabbè, non c'è altro per te, però. Bellino questo posto, ci sono anche questi blocchi scheletro molto belli. Mi sa che era una cripta però, non è tanto bellina. Hai trovato qualcosa? Allora, ascolta, è già la cripta che... più no, figa del mondo. Ecco, se tu devi fare la, te ne vai via, hai capito? Ti devo sequestrare tu. Dai le ali a Fe immediatamente. Mi sa che non merita nulla. Dai le ali a Fe. Meriti il nostro supporto. Dai le ali a Fe. Grazie, che belle queste. Adesso indietreggia, indietro. Aia. Che mo ti va pure bene se... Guarda, ti va pure bene se non ti tolgo le cose da arciere, guarda. Ma va bene così, scusa. Questo posto è bellissimo. Fe, metti pure le sue ali. Le goditele. Goditele, perché non sono più non sue. Ma è giusto. Sono tue adesso, giusto. Guarda come ti stanno bene. Madonna, come ti stanno... Che bello. Allora, deve fare sempre il molesto costui. Aia. Allora, non volevo. Dedichiamoci a cercare piuttosto le cose di Anna e forse anche quelle di Alex. Avete visto un'entrata? Qualcuno di là, di qua. Ok, ok, perfetto. Allora, state pronti, non vogliamo sorprese qua sotto. Pronti e sul pezzo, tranquillo. C'è qualche zombino, non statemi vicino, mi raccomando. Allora, questo martello. Guarda come martelli bene. Io martello bene, però cioè, usa la tua abilità per proteggerti. Sì, protezione divina. Madonna, ne arrivano troppi, ragazzi. Ma sono tanti? Un po', indietreggia, Anna. Ma facciamo scendere. No, non possiamo farci mettere i piedi in testa, Un poco di sano combattimento, ragazzi. Una mano, Lion. Vai, Alex, torciare sarà importante, Vai, ci penso io, ce l'ho già in mano. Ok, questo dovrebbe essere l'ultimo. Iniziamo ad andare, vai, torcia. Ok, scendiamo, corri. Ci sono altri mostri, tra cui... Ci sono degli spawner! Li rompo io! Alex, velocissimo devi essere però, Anch'io gli do la mano! Bravi! Fatto! Ho bisogno di un po' d'aiuto con questi scheletri! Arrivo! Madonna, se ne sono! Protezione divina! Madonna, quanti! Che bello! Mamma mia! Hanno cose velenose, attento! Attenti alle streghe più che altro, che queste sono rompipalle! Ti penso io! Madonna santa! Mori, nasone, okay, maledetta! Andate. Ok, ce n'è altri? Torciare bene, Mi arrivano, ho torciato molto bene, tutti gli spawner sono stati rotti, arrivano dall'altra stanza. Ok, tappiamo l'altra stanza, Alex, vai a torciare anche nell'altra stanza. Vado. Io uccido questi. Ti do la mano io, Lion. Un altro paio di torce farebbero comodo, evitiamo che ne spawnino altri, che sono molti. Non dovrebbero spawnare, è tutto torciato. Ok, io mi proteggo e mi rigenero perché ero stato avvelenato da quella schifosa della strega, però va tutto bene. Mi piace perché noi non siamo assolutamente più forti dei mostri. Siamo praticamente ad armi pari. Quindi è una sfida ogni volta che affrontiamo una nuova situazione. Alex, abbiamo trovato... Di qua c'è del bottino e non ci sono più zombie, rimane solo uno. Ok, arrivo. Però qua sei Penso chiuso io. Dentro, Non volevo L'ho fare chiuso la io. Ok. Questa cassa sembra promettente. C'è un arco. Trovate qualcosa? Un buon arco, un discreto arco. Ci sono anche delle mele d'oro, Che bello! Ci sono un sacco di oggetti per i pulitori. Mi raccomando, ragazzi, tirate su ogni cosa, Subito! C'è anche un'altra cassa. Lion, presto, ne arrivano altri! Non è granché, però. Allora, Alex, ti do l'arco, va bene? Sì, sono qua! Che bello! Finalmente il mio primo arco forte! Sì, è più forte del mio, è buono. Speriamo lo usi bene! Sì, grazie! Sì. Alex, hai sentito cosa ha detto Strecato? Infatti, secondo me sono geloso! È geloso! Attento dietro, Lion! Non ha più niente lui, capito? Ricordami, sto a casa solo! Dopo ti tolgo ancora qualcos'altro, per punirti. Ma me l'hai appena dato oggi! Ti toglierò tutto per lasciarti in mutande e punirti di quello che hai fatto, giusto, Cico? Assolutamente ecco, sì! Ecco, ciuccia, con quelle gengive succhiate, vai! Ah, tutto. Che bello. Anna, questo è per Dimmi. Te, vieni, avvicinati. Davvero? La tua staffa e il tuo libro arcano, prendi tutto. Oddio, posso? Certo, è roba tua, ci mancherebbe altro. Io raccolgo gli diamanti. Vorrei dare... Che bella. Bella. Guarda qui. Bella. Vorrei dare una mela d'oro a testa. Grazie, Lion. Vieni.
Grazie, ce l'avremmo bisogno di brutto. Grazie. Ok, allora Anna, fammi vedere questa bella staffa. Guarda che bella che è. Allora, adesso andremo a casa e anche tu ti equipaggerai un'abilità curativa. Stregato, vorrò vedere anche la tua abilità, eh. Davvero? Ma non vedo l'ora di mostrartela. Quale hai scelto? Ne ho scelta una che cura a raggio. Sarà bellissima e ti aiuterà tantissimo in combattimento. Sembra utile a sentirla proferire così. Bisognerà vedere se la saprai usare oppure se sarai egoista e la userai solo su di te. No, ti giuro, sarò valoroso. Va bene, allora direi di andarcene perché questo posto continua stanno a essere... Stanno arrivando di tutto. Pullulante di mostri. È pieno il Zion. Via, via. Vabbè, così, vabbè, così. Abbiamo preso quello che ci serviva, ragazzi, per cui... Tutti via dalle palle, ce ne torniamo al nostro villaggio. Abbiamo trovato di tutto. Bravo Fetti, sei meritato le ali che ti ho dato, lo sai? Grazie. Sì, 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 no ma tu. Ma posso ridarle a lui? No, sei così gentile. Ma veramente gentile, sei, non lo merito. Sei troppo gentile secondo me, capito? Ma arriverà anche il momento per me, no? Prima o poi. Sì, ma perché posticipare a poi quando può essere ora? Sottraendole a lui. Cioè non lo so, è una tua scelta, eh. Io se gliele vabbè, dai, gliele ridò. Dai, vabbè, sei troppo gentile, posso dire... Apprezzo questa tua gentilezza, ragazzi, proprio un eroe quasi, un piccolo eroe a suo modo. Tu non meriti di riaverla. No, infatti lo so che non lo merito. Vabbè, ritorniamo a casa. Gentile. Dov'è di qua, casa? Lion. Dai. Tu fai adesso, purtroppo dovrai ritornare a piedi perché... Ti si corro subito. Però vedi, la gentilezza non sempre paga, eh. Lo so, però ogni ma tanto ma tu hai un'alta farli. Stima di lui e quello è già tanto. Invece Alex, insomma. Alex non ho stima per niente. È proprio un vile, Alex. Cioè... infatti non lo vedo queste ali. Le dovrei togliere. Oddio, un angelo! Caduto dal cielo. È sempre lui. Ti ecco. Ho preparato un bel effetto quando scendi. Ho preparato un dono per ringraziarti delle ali. E fammi vedere un po' che cosa abbiamo. 20 lapis! Grazie. Per le magie! Grazie, grazie, grazie. Apprezzabile. Allora, Anna, ti do un po' di lapis perché adesso andiamo a fare la magia tua. Oh, vieni. Oddio mio! Quanti livelli di esperienza possiedi? Ne ho 20. 20 bastano anche per quella di livello più alto volendo. Vediamo quali hai, eh. Allora vai qui al tavolino delle magie. Vuoi farlo tu per me? No, non sia mai che poi mi leggo il libro a me stesso e non lo puoi più okay, usare. Ok, va bene. Quali metti hai? Il libro. Allora, oh mio Dio, ho missile arcano. Bello, missile arcano. Esplosione arcana. Io metterei l'esplosione arcana forse, mi sembra okay, più. Ok, ok. Potente. L'ho messa. Adesso riequipaggia il libro qua, però. Posso mettere anche il missile arcano se vuoi, No, va bene solo l'esplosione. Sì! Fuori, fuori. Guarda dal mio tetto, lo fuori. Ma martelli di cattiveria! Magari deve avere sta un bersaglio. Che figo! Colpisci me! Sì. Oh! Oddio, che male! Bello, quanto t'ha fatto? Sta prendendo in giro? Non mi ha fatto niente, no, mezzo cuore, sì, diciamo. Sì, sì, un cuore. Un cuore. Vabbè, ma devi imparare. Dai, vai. Ma cavolo! Quattro cuori! Quattro, mio Dio! Ma che? È forte, Anna! Cavolo! Tu hai la pelle dura, eh! Ma le tue ali me la rendono dura! Madonna, tra te e Cicono! È perché ha parato con lo scudo! Con la voce non si sa chi è peggio, vai via, vai, sciacquati! Me ne vado via! Stre, vogliamo vedere la tua adesso, eh! Sono cazzatissimo! Posso usarla su di te! Certo, è una cura, vai! Guarda un po'! Oh! Un raggio curati! Bello! E posso curare tutti! Bello, bello, no? Bellissimo, Lion! Bello! Bravi, ragazzi! Che schifo! Tu succhi proprio con quella bocca, Succhi, ti piace? Vai, vai, vai fuori, vai fuori, vai fuori, vai fuori, vai, vai! Ma sento un regalino che per mi sbavi te. In terra, sbavi in terra tu, vero? Tieni. Raccolgo anche, però! La pulisci dopo? Sì! Grazie, Anna! Una mela d'oro enchantata! Porca miseria! In cambio ti posso dare un arco, perché anche se lui è l'arciere, l'unica... Tu non devi far vedere, perché sei qua? Io sono l'arciere! Ma cosa devi far vedere? Io faccio molto danno con le mie frecce! Ma vai fuori, fuori, fuori! Con quel cappuccio da scemo, Fai lo scemo fuori da qui! Va bene, fa giullare, no l'arciere vai allora! Vai a pulire la saliva di Cicco e trovi la scia come le lumache! Schifo! Mamma mia, vabbè ragazzi, però... Ma per caso, aspetta, vorresti fare una cosa? Guarda, ho trovato queste name tag, potresti dare i nomi ai draghi? Sì, potrei. È una buona idea, effettivamente. I miei draghi meritano un nome, naturalmente. Oh, sicuramente! Come vuoi chiamarli? Ale, vai fuori. Anche tu, Alex, non ti far rivedere, sai? Io ho un'incudine per te. Va per bene, lascia l'incudine e poi te ne vai. Ok, allora. Me ne vado, ciao. Perfetto, allora ragazzi, i miei draghi sono questi. Che belli, guarda!
Ho letto che piacciono molto. In particolare quello lì, lo scuro. Oppure questo qua, Purple Sparple. E quello azzurrino verdino invece non piace molto. Però secondo me è figo perché ha gli occhi di diamante, quindi è in gamba anche lui. Darei perciò ai miei tre draghi questi tre nomi. Al primo, quello nero, lo chiamerò Black Sbobba. Bello, bello, bellissimo. Bellissimo veramente. Quello viola di guerra si chiamerà Amethyst Spear. Bello anche immenso questo come nome. Spear M. Spear M è molto bel nome. Quello azzurro si chiamerà Diamond Ligamelo. Che belli sti nomi. Bellissimo. Ottimi davvero nomi. Coraggioso. Ottimi nomi. Allora, aspetta che ci devo entrare. Allora, Diamond Ligamelo. Poi meraviglioso Amethyst Spear M. E infine, ma non meno importante, Black Sbobban. Meraviglioso. Che belli, mamma mia. Belli davvero, belli davvero. Questi si paga per venirli a guardare mentre crescono, quindi non guardateli se non avete soldi per pagare, perché va bene, sono va una bene rarità, ragazzi. Allora venite qui, raccogliamoci tutti fuori dalla casa mia. La prossima volta, naturalmente, non potendo lasciare alcuni che non abbiano un loro posto nel mondo, una loro classe, avrò, diciamo, qualcosa di pronto per tutti, anche quelli che non hanno ancora un loro ruolo. Sì, che bello! Tu che cosa vuoi? Io voglio fare il mago di fuoco. Il mago della bava vuoi fare? No, non voglio quello. Il cantatore di saliva vuoi fare, delle gengive. Vabbè, basta che sono un mago. No, non voglio vederti, mi fa impressione. Mettiti dietro la colonna, bravo. Ecco. Invece voi due sì che potrete avere un ruolo. Ragazzi, sono i maghi. Come li vedrete bene voi nei commenti, così loro saranno. Dovete dire che classi avranno Red e Fe. Io ve lo dico, ci vedrei bene. Per Fe un bel barbaro. E per Red non lo so, ho bisogno del vostro aiuto. Magari un mago di un altro elemento, non so. Insomma, mi affido un po' a voi. Per oggi però direi che ci possiamo fermare. Perciò, un bel ippipurra per le conquiste del giorno, ragazzi. Ippipipipipip. Urrà! Te crepa, maledetto. Che non hai ruolo nel mondo invece, ma noi sì. Ah, sì, sì. E Lion out!